è tutto pronto per... Fusile di non eccessiva esperienza professionistica, ma il panorama dei medi è quanto mai scarno in Italia. Si è subito messo in luce in maniera abbastanza consistente, nonostante le due sconfitte. Mezzo lungo il fusile romagnolo, molto bravo Nespro, molto attento ad indietreggiare nel momento in cui Tignani viene avanti. Intanto c'è un destro che non va a segno di... Intanto abbiamo visto alcune immagini rallentate della prima ripresa, immagini che ripeto e ricordo sono della esterna 1 di Bologna, telecamere coordinate dal regista signor Umberto Orti. Seconda ripresa, tiene saldamente il centro del ring Signani, il sinistro di Nespro. A vuoto. Il jab di Signani a segno.
chiamato Nespolo per aver colpito leggermente dietro il capo, sulla nuca, l'avversario, ma occorre anche dire che Tignani a sua volta si era girato il sinistro di Nespolo. È uno schiaffone più che altro. Poi vorrei chiedere al nostro regista intanto se possiamo inquadrare da vicino i due guantoni e vedere se che scritte sono, perché io da qui non riesco a vederle. Magari con la telecamera riusciremo a meglio interpretare. Vanno in corpo a corpo i due pugili senza praticamente toccarsi. Pantaloncini di Nespolo che tendono a scendere oltre il paracolpi, la sinistro di Nespolo segna. È il colpo più significativo direi dell'incontro in questa seconda ripresa. Un sinistro in uscita da parte di Gaetano Nespolo, è andato dritto al volto di Signani. Ancora il destro di Nespolo, a voto Signani nella reazione istintiva. Il destro ancora di Nespolo. Basso un po' troppo la testa a Signani. Il sinistro di Nespolo. E tra l'altro si scivola abbastanza con questa scritta bianca sul ring. Un ring che è una sensazione forse, però se il colore sembra così un tantino più piccolo di quelli degli altri, ma è un effetto ottico credo dovuto proprio al colore assolutamente tipico per un ring, tuttavia gradevole. Eccede un po' Signani in spinta, ma questa è una ripresa nettamente in favore di Gaetano Nespolo, più preciso, più attivo e soprattutto è riuscito a mettere a segno alcuni colpi di particolare efficacia. Sentiamo io per il pugile Vittorio Annunziata, una via di mezzo tra i quattro di due giudici